Direttore, ci può spiegare nel dettaglio questa convenzione che state firmando oggi con la Regione Abruzzo? È un momento importante e il più alto di collaborazione fra l'Agenzia e la Regione, l'ente locale. È importante perché in questo modo la Regione avrà contezza in tempi ristrettissimi del flusso IRAP che potrà gestire come risorse aggiuntive nella propria regione. In assenza di convenzione l'agenzia comunque procede alla riscossione, all'accertamento dell'imposta, però viene versato il riscosso in un conto nazionale e che poi provvederà ad attribuire alle singole regioni il relativo gettito. In questo modo è un flusso diretto, noi accertiamo la maggiore imposta o riscuotiamo la maggiore imposta e viene versata direttamente sul conto della regione, quindi è una strada più breve, più diretta, che porta a anche penso alla regione ad avere contezza più immediata di quello che è il flusso economico sul quale può contare. Avete parlato proprio di contrasto all'evasione fiscale, ecco, ci può spiegare meglio? Ma noi siamo impegnati su due fronti, uno è quello della tax compliance che spinge il contribuente a versare spontaneamente le imposte e l'altro, quello più tristemente famoso sarei dire, del contrasto all'evasione. Qui in Abruzzo c'è molto da lavorare, abbiamo ideato dei percorsi di contrasto all'evasione innovativi, stiamo cercando via alternative all'evasione, quindi l'anno scorso abbiamo ottenuto un ottimo risultato, così come per l'IRAP abbiamo incassato svariati milioni di euro che poi chiaramente saranno riversati per il tramite del circuito a cui accennavo prima alla Regione Abruzzo. C'è molto da lavorare sicuramente e dobbiamo tener conto, e lo stiamo facendo, della realtà aquilana, e per aquilani intendo tutta la zona del cratere, che proprio per gli anni per i quali noi adesso stiamo attivando gli accertamenti, mi riferisco al 2009, sicuramente è una zona off limits per la maggior parte delle attività, però sul resto della regione si va bene. Avvertiamo molto anche noi la crisi, molte aziende hanno difficoltà nei pagamenti, per cui sempre più chiedono forme di pagamento rateizzate, fanno sempre maggior ricorso ad istituti quali articolo 182 bis, ter, cioè a forme di transazione fiscale fra noi e loro. Questo è sintomatico di uno stato di difficoltà non solo finanziaria ma anche economica della realtà abruzzese, ma del resto è nazionale.